noi, vedi giù quel dove c'è quella paghera? Ah sì. Ecco lì c'è un filo che attraversa il fiume. E si vede la camera e va dall'altra parte ed è stato votato nel giugno del 2013. Il monticello qua sotto è Selvartic e qua non è capitato niente, perché qua la colata andava abbastanza in direzione diritta, non è che andava in qua e là come su in alto. E qua? E mentre questo qua è quello che è stato rovinato, diciamo, il più di tutto, che è l'era. E quando non c'è stata la colata, la frana, era uno dei bellissimi monticelli, ecco. Venivano su a fare l'estate, le vacanze, a caccia, c'erano qua le mucche che pascolavano e c'era qua vita. Ecco, poi dopo la frana nel 2017 ha montato la seconda stazione per dare più tempo all'evacuazione giù a Bondo. E da qua fino giù ci impiega, cioè una colata, 4-5 minuti. Qui quanto siamo alti? Qua siamo sui 1300. Suonano le sirene, paese. Cioè giù ci sono i semafori, semaforo, c'è l'allarme che viene sui telefonini, la commissione d'emergenza, la commissione di pericoli, e dopo si fanno i primi provvedimenti. Questo qua è Lombardui. E qua è stato portato via una cascina che era qua sotto, quella nuova di vicina. Guarda che c'è una persona, ma che ce n'è giù uno? Ecco, questo qua è praticamente, dopo lo stacco fu in pochi secondi, è arrivata qua. Poi arrivando contro la montagna ha perso un po' velocità e si è messa poi in direzione poi la valle che va giù. Diciamo la frana stessa qua alla rete si è fermata, è quello che dicevano anche i geologi, però non si calcolava sulla colata, la miscela acqua e fango. Qua abbiamo Sciora che è ancora chiusa, giusto? C'è un progetto per una strada, prossimamente inizieranno a costruirla, spero, ed è dall'altra parte. Questo è lo strumento, il radar. E questo qua è lo strumento che è stato montato dopo la frana e misura semplici, se ci sono dei movimenti. E più fanno questo controllo 1-2 volte all'anno, proprio nella zona dello stacco, per vedere anche se le fessure si aprono di più o di meno. Ci sono i due ruscelli qua che quando piove forte o quando fa caldo un po' di ghiacciaio su, lo vedete, c'è ancora, e questi menano, portano tanto acqua. Gonfiano tanto. Qua alla vista da vedere, perché adesso è tutto grigio perché c'è tutta la massa dei sassi caduti, invece l'alveo del fiume, il percorso naturale, quanto era largo rispetto a come era adesso, fin dove arrivavano le piante? Cosa era verde e cosa era fiume? Verde praticamente fino a questo ruscello qua. Tutto, quindi? Sì, qua era tutto praticamente verde, c'era, cioè, la vegetazione larice mista, ecco. E poi appunto con la frana questa roba è sparita, cioè questo boschetto che c'era è sparito. Adesso si è formato questo canale, diciamo il canale principale, e si vede anche formato bene, ecco, se rimane così. Poi adesso il progetto della strada nuova sarebbe sopra qua. Molto in su. Molto in su, sì. Infatti si arriverebbe su questa collinetta qua come altezza e poi ci sarebbe la traversata verso la fiume. Sì.